La pera Madernassa, originaria di una frazione di Vezza d'Alba da cui prende il nome, dove nel 1784 si registrò il primo albero di questa varietà, viene coltivata nelle aree collinari, montane e pedemontane della provincia di Cuneo, molto vocate per caratteristiche climatiche alla produzione della pera. La posizione collinare e il clima estivo piuttosto caldo contribuiscono a renderne l'aspetto particolarmente attraente e il sapore unico. La pera Madernassa ha una forma sferica leggermente allungata, la buccia sottile di colore verde ruggine tendente al giallo. Il frutto non è molto grande e pesa all'incirca 150 grammi. La pianta della pera Madernassa non richiede particolari cure da parte dell'agricoltore, sopporta bene le malattie e le difficoltà dovute per esempio al clima. Vista la sua rusticità, si adatta particolarmente ad essere coltivata secondo un modello produttivo, quello biologico, che non permette l'utilizzo di concimi e prodotti chimici non naturali. È però una pianta molto produttiva, che diventa di solito molto grande e longeva, mentre normalmente le piante da frutto dopo 15-20 anni vengono sostituite per far posto ad altre più produttive. La pera Madernassa vanta un minimo apporto glicemico e l'assenza di grassi. Grazie all'alto contenuto di potassio, è un alimento ideale per la dieta degli sportivi e dei più giovani. Inoltre, concilia il mantenimento del peso forma grazie alle sole 35 kcal per frutto. La pera Madernassa può conservarsi anche per qualche mese al freddo. È una pera da cuocere, si può mangiare cruda soltanto quando è ben matura. Viene utilizzata per la preparazione di dessert, per esempio farcite con amaretti, zucchero e uova. Un buon utilizzo è quello di farcitura nelle torte. In generale, le pere sono utilizzate anche per la produzione di succhi, confetture e in accompagnamento a formaggi o primo, come il risotto.